nostro piatto tipico, caratteristico della nostra gente, patan con zuate, traduco, le patate condite. Sono patate semplicemente bollite, messe insieme con dei peperoni papagl de nocciuera. E sono fritti, si mettono nella sartagna, nella padella, si friggono, devono essere belli arrosolati, neri, e poi buttati nelle patate così, bollenti. Poi si schiacciano e si mangia veramente una cosa incredibile, che hanno un profumo tutto particolare, il profumo della campagna, il profumo della povertà della nostra gente, perché è un profumo che mi ricordo quando ero ragazzo e la mattina presto la gente andava in campagna e i papagl erano patane e si andava in campagna. E quel profumo la mattina presto quando andavo a scuola me lo ricordo ancora, un profumo incredibile. Un profumo di povertà, ma di grande ricchezza, la ricchezza della nostra tavola. Che tenere speciale queste cacchie di patane di San Gregorio Magno, insomma? Specialissimo. Le patane di Tolusino che consuate. Ah, ma che cosa la mangia? Te la danno di mangiare io. Giuseppina, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 19. Ma sei la nipote di nonna Peppina? La futura nipote. Acquisita, sei la fidanzata sì, di chi? Del nipote, Michele. Ah, Michele, sì, Michele, che sarebbe il fratello di Paola. Bene, sì. Detto questo, tu che fai? Collabori mettendo il sale, sì, quindi diciamo tu sei quella che insaporisce la vita, quindi sei il futuro. Sì. Ma ti piace questa tradizione? Cioè, la preservi? Volentieri? Sì, o perché oggi stiamo qua in anche con la televisione? Anche perché si perde, sta perdendo. Anche perché allora si perde. Nonna Peppina, che tenere speciale la patana del San Gregorio Magno rispetto a nata patata? Ma sta speciale da tutta maniera come facciamo. Da San Gregorio e tutti i paesi intorno a fare gencio come facciamo proprio. In modo particolare. Perché mi sono proprio vegetale? Peppina, ma la cosa più importante è che noi dobbiamo spiegare innanzitutto alle tante, alle migliaia di persone che ci seguono, che vedono in televisione, com'è fatto? È un piatto semplicissimo, lo so, ma la peculiarità qual è? Che le patane stanno solo qua perché sono la montagna nostra, in effetti. Questo patano è paesano di montagna. Poi la specialità come si fa? Oh, allora, lui poco fa che mi ha fatto? Mi ha messo le patane così, con la scorza, diciamo, in dall'acqua. Poi appena bolluto, io ho visto che tu hai fatto una cosa, ecco qua. È fatto proprio così, ecco qua, è fatta così. E scacciare sì. Perché? È perché per il più saporito. Ma pure mi piace il carmane. Ma non è carmane, ma forza, perché sono talmente buono. Allora, questo è il primo procedimento. Poi vengono, diciamo, schiacciate. O con la forchetta o con le mani. O con le mani, ma sempre con le mani. Allora facciamolo con le mani. Quando la gente, io lo devo dire, ragazzi, quando la gente dice, ma la insalata è brutta perché si condisce con le mani. Ma mi volete dire come l'insalata, se non è più saporita? Se non la condisce con le mani, non mangia bene. Dopo questo processo, che succederà, Giuseppina? Dopo si preparano i peperoni. Questa è l'altra peculiarità. Lupo pazzo sic, diciamo. Bravo. E poi il sale, l'olio d'oliva. Quale olio? Papazzamare. Papazzamare? È dolce. Anche quello dolce. Sì. Allora, secondo te, molti hanno provato a fare questa ricetta in città, in altri posti. Non viene come la nostra. Perché? Perché noi è particolare. Diciamo la verità che innanzitutto c'è l'amore per la nostra tradizione, per le nostre radici, e regime per la terra nostra. Insomma. La terra nostra, papà, bene. Nonna Peppinè, non mi distraite qua, siamo passati alla parte più importante, la friggitura. Mettere d'olio, ma sì, vabbè. Siamo pronti. Ma il volume dice che stuoglie. Questo è quello. Ma quando vai l'olio che sta? Vai a 6.000 lire. A 6.000 lire? Sì. È poco 6.000 lire. L'olio come acquista pensi che si avesse pagato perlomeno 6.000 lire? Ma merda, ma ci vuoi acquire che non può spendere a 6. Ma poi che mi ha messo? Mi ha messo l'olio inda? Inda la sartagna. La sartagna. Non ci mettiamo i peperoni. I problemi che ha preparato già Giuseppina. E quindi? Quando sono pronto, che sono risolvato, mettiamo sopra. Ecco, appunto, quello voglio sapere. Quando si mette l'uparuolo inda la patana? Quando è risolato. Benissimo, allora adesso allora deve crepitare l'olio, deve friggere. Deve friggere. Buone, posso mettere i peperoni, posso mettere sopra il patate, si girano.
Con la forchetta, no, cremare il bocca. No, qua sono uno sapela, sono uno sapela. Tutto qua. Quando è pronto... Semplicissimo, diciamo, procedimento. Procedimento, sì. Questo è un mondo ancora incantato e devo dire grazie a voi altri che lo preservate. Scusa, Che da fare? Ora da girare con la cacciola. Bisogna avere l'attenzione di girarli, altrimenti si bruciano. Ecco. Quindi di farlo di questa cosa in modo omogeneo. Quindi mi hai quasi rimproverato, come per dire, non trattenere a nonna Peppinella. Sì. Io mi ero dimenticata dopo gli mi sto improvvisando cuoco novello. Invece so che tu sei un buon cuoco, sei anche un buon degustatore. Un buon degustatore sicuramente. Ma scusa, però mi piace anche cucinare. Michele, vuoi venire un attimo, ti puoi spostare un attimo qua? La peculiarità. Penso che fra qualche minuto, al massimo, il tutto è pronto. Ecco qua, sono arrivato al punto giusto, per adesso, sennò se stiene bruciando. Sì, sono bruciato, sì. Eccolo qua. Mo' si viene la sopra, fa tanto. Madonna. E poi si gira, vedi? Madonna, vedi? Che profumo, guarda, mamma che profumo. Che ecco, allora bruciamo. Mo' lo giriamo, vedi? Ecco, tutto è qua. Ora ci vogliamo un po' di sale. Ecco, ancora un altro po' di sale, Giuseppina. Senti, Peppinè, però è una cosa, guarda, di una fragranza, è un profumo. Questo è un profumo speciale. Oh, perché non pigliamo una fruccina, una frucchetta, che scafassiamo ancora una poco? Ma voi vorrete girare un po' per me, mo? Ah, no, ma peli, quindi, questo è il bello. Allora, vogliamo fare noi? Questo fa è il bello, mo. Lo vogliamo fare o no? Ma quanto la fate a me? Io la verità mi pigliassi pure pupazzo e me lo mangiassi. E se farò io, la vorrei pigliare. Posso? Sì. Ma voi potete corpo a terra, trovate a me. E allora fammi fare una cosa che normalmente... Quindi adesso sarebbero pronti. Ma io ci ho detto, va a trovare a me, no? No, che me la ci lavate a me, corpo a terra, quindi che significa? Questo no, sono un po' iato, come dice? No, non importa niente, iato, posso lo mangiare e basta, non dice niente. Cazzo come è forte questo pupazzo. Sono buone di sale? Certo no, molto poco. Poco di sale. Aspetta, non mangio. Allora, paese che vai nella nostra provincia... Usanza che trovi, ma innanzitutto patane con sale, come questo, tu non ne mangerai mai in nessun posto del mondo, lo fai? Do girare, non lo trovate mai. Gregò, che ha di speciale questo mondo? Questa è la specialità di San Gregorio. Che ha di speciale questo mondo? Michele, È stato detto poc'anzi che è una specialità di San Gregorio, ma tutto a più, io dico un'altra cosa, che evidentemente affiancato a questa cosa qua ci sarà anche un fatto ambientale, Michele. Evidentemente sarà il nostro clima, in particolare la nostra aria, che ci consente di preparare questo gustoso piatto. In effetti io personalmente in alcune circostanze ho provato a farlo anche a Salerno o in altre parti della provincia, ma non è mai riuscito così come riesce. La zia, non è mai riuscito. Mi piace la verità, sarà l'emozione, ma mi è venuto lo singhiozzo. Ma è talmente forte sto pupazzo. Tengo una nipote speciale, mi è venuto a pigliare Michele, mi è venuto a pigliare in campagna per fare questa tradizione. Non solo, Michele, Paolo, tuo fratello non è arrivato, però tu mi hai detto una cosa poc'anzi che mi ha lasciato di stucco. Sì. Puoi mangiare tutte le patate che vuoi e bere tanto vino, dicevo così, perché? Che questi pranzi gregoriani possono essere innaffiati da possono essere innaffiati da tanto vino rosso, buono davvero, nostrano. E anche esagerare, eccedere un po' con un bicchiere di vino in più, che non fa niente, perché mangiando le patate, la patata assorbe il vino, un po' come facevano i romani con l'olio d'oliva. Bevevano un cucchiaio di olio d'oliva prima dei pasti e poi esageravano, perché si formava come una gambra d'aria intorno allo stomaco. I nostri figli eruditi, io devo dire ancora di più, la gente ancora ha visto i miei servizi fatti tanti anni fa, Gregorio, nelle grotte, e mi chiede, ma è proprio vero che il vino delle grotte va bevuto all'interno della grotta, perché se esposto alla luce e al sole cambia. Si può anche bere fuori, non è che non si può bere fuori. Scoperto. Naturalmente però berlo dentro è un altro sapore, un'altra particolarità. C'è il fresco della grotta originale. Perché non pigliare un bicchiere che è umile là? Certo. Prendo il bicchiere, Gregò, io chiuderei questo passaggio per poi passare a quell'altra fase della... Niente, per quanto riguarda praticamente questa accoppiata tra patate e vino, indubbiamente Michele ha... azzeccato e accentrato il punto della situazione. Per quanto riguarda il vino in particolar modo, come pure le patate, purtroppo la gente deve venire a San Gregorio per gustarle. Viceversa fuori non lo può fare. Marone. Il nostro vino... Non lo fanno a nessuno aperto, il nostro vino, le nostre patate, come sofferte, come... da tutte maniere. Pure lo sinico. Ma lo sinico se lo dà a me, ma c'è quasi... Dove il portuano? Giuseppe. Stuvin scete i morti. Perché qualcuno ha detto, Virga, stamattina stai un po'. Ti faccio dal papà. Brava la nonna. Michele,
Noi fra poco aspettiamo il gruppo folkloristi di San Gregorio Magno. Sì, dovrebbe arrivare. Arrivato. Io so arrivare. Io penso che è bene far vedere anche il resto della produzione locale, di quel poco che oggi siamo riusciti a preparare in questa grotta, che è una grotta famosa. Siamo riusciti a racimolare qualche cosa così... Così. Improvvisamente. Meno male che qualche cosa. Se per stasera finiamo di mangiare, non lo so. Gregò, Peppe sta facendo una zoomata sui prodotti. Partiamo dall'alto. Allora, dall'alto là vediamo per prima il prosciutto. Come vede, anche intorno ci sta un trattamento fatto a base di semi di peperone e polvere di peperoni secchi. In altri termini, qua non è trattamento industriale. Nessun trattamento industriale, questo è fuori dubbio. Poi abbiamo delle salsicce conservate sott'olio, delle patate. A proposito delle patate, devo dire qualche cosa di particolare. Come vedi, di questo periodo qua, trovare quelle patate là, senza che siano germogliate, qualcuno potrebbe pensare che sono stati usati dei prodotti antigermoglianti. Germogliate? Qualcuno potrebbe pensare che siano stati usati dei prodotti antigermoglianti, invece... Non viene usato nulla di tutto questo, bensì queste patate che vengono da circa 700-800 metri coltivate in montagna vengono conservate sottoterra, cioè vengono riempiti nel periodo in cui si scavano praticamente, vengono messe nei sacchi e conservate sottoterra. Ecco la specialità, perché si sente quel sapore di terra quando uno lo mangia. Non sono belle lucenti, insomma, sono un po' cannerite, perché questo intorno è tutto terreno. Sì, ma noi dobbiamo andare più veloci, Gregò. Facciamo vedere i bupaul, così, allo stato brado. Poi abbiamo eccole qua. Rinzette dei peperoni. Poi abbiamo... abbiamo dei prodotti, di alcune cose sott'olio, gli asparagi conservati sott'olio, dei zucchini conservati insieme agli asparagi, abbiamo anche dei funghi conservati insieme agli asparagi. E poi abbiamo dei peperoni sottocerchio che serviranno successivamente, che vedremo successivamente, l'altra specialità, una variante delle patate. Quella roba è preparata da Spaolo, insomma. Sì, tutto preparato in casa. Michele, tutta roba vostra questa qua. Poi qua avanti abbiamo una pancetta affumicata. Quello è neo-ucolare. Questo qua è un guanciale, un pezzo di salame. Poi abbiamo dei formaggi, ricotta fresca, dei caciocavalli, delle forme di formaggio pecorino. Ecco qua, poi abbiamo alcuni prodotti a base di formaggio, praticamente l'ingrediente, questa è la famosa pizza chiena, Io è una sfoglia con ripieno di ricotta leggermente dolcificata con l'aggiunta di un poco di zucchero spalmato sopra un tuorlo d'uovo, perciò assume questo poi abbiamo dei biscotti all'uovo, dei biscotti con naspro. Quello è un altro prodotto, quelle pastarelle, quelle rotonde, è un altro prodotto tipico di San Gregorio Magno. Sì, infatti a Buccinun si fa. Poi abbiamo altri tipi di biscotti, del pane fatto pane in casa, eccezionale, ancora fatto in casa. Poi passiamo praticamente ai cavatelli conditi con un buon ragù e con aggiunta di formaggio pecorino. Ma quelli di cui parlava il sindaco, i cavatelli da 4 yard, no? Questo è un... quelli sono un po' più lunghi rispetto a questi. Questi qua sono... I fusilli invece hanno perché sono peculiari? I fusilli, perché comunque questa è un'altra specialità di San Gregorio, perché i fusilli non vengono fatti a macchina, vengono fatti ancora a mano con un filo di ferro un poco particolare, di forma quadrangolare. Veniamo alla cosa più importante di San Gregorio, voi siete degli specialisti in che cosa? L'usausicce. E poi abbiamo il salame ormai è risaputo un poco in tutta la nostra provincia. Aspetta un momento, che hai detto, papà? Siamo specializzati di tutto. Ma io nessuno li offendo. Fosuicce, soppressuate, raviolo, i cavatieri fatti a mano. Belle femmine che fanno. Allora, chiudiamo. Va bene, vogliamo chiudere, chiudiamo pure, con un ultimo sguardo ai salami, che anche questo è un prodotto principe della nostra tavola. Come insieme alle patate, praticamente a San Gregorio si dice patate, salame e buon vino. E poi... Ma c'è una peculiarità su questa tavola che tu distrattamente non hai evidenziato. Evidentemente ti riferisci a questo. Questo qua è segale praticamente. È un vecchio
È una vecchia cultura praticamente, ormai in disuso, un poco dappertutto. Non questo resta... qua, questo qua, che è il muno tra il forno. Sì, arrivavo anche a questo, praticamente di questa, la scopa. Esatto, di questa cosa qua vengono utilizzate praticamente la parte apicale della pianta per fare un cosiddetto attrezzo che mia zia, faccio il poelo, faccio il poelo e allora si tira al forno per non pan polluito. A te piace parlare di dialetto? Sì. Lo fai? Lo faccio. Per esempio, come ti concederesti da questa giornata in dialetto? Un saluto. Una bella giornata. Allora Gregorio, gruppo folcloristico gregoriano esiste dal 1977, è una tradizione che si perpetua nel tempo come la banda musicale San Gregorio, un po' come gli inglesi. Ha avuto un momento di pausa, ma poi fortunatamente i ragazzi si sono messi insieme e hanno continuato a portare le nostre note nel mondo. Nel mondo, tutti giovanissimi? Tutti giovanissimi. Il gruppo è composto da quante persone, Michele? Beh, saranno quasi una trentina di persone, però oggi abbiamo racimolato questi ragazzi perché purtroppo era un giorno di scuola. E questi loro sono stati disponibilissimi con noi. Senti, allora, le tradizioni che continuano. Tu quanti anni hai? Mi dicevi 26, cosa fai nella vita? 26 anni. Per il momento sono in attesa di occupazione. Però mi diletto nell'aiutare i ragazzi a portare avanti la tradizione del gruppo folcloristico e nel salvaguardare le tradizioni. Sono Pietro. Io sono Angelo e siamo dei ragazzi impegnati nel sociale, organizzare feste col gruppo, tipo anche con la Proloco, Baccanale, altre caratteristiche allora, di San Gregorio. La tradizione che continua, perché uno deve venire a San Gregorio Magno, quando? Io penso che San Gregorio è un unico dei paesi caratteristici che si trova a cavallo tra Lucania e Picentini. Per questo ci abbiamo queste bellissime grotte, bisogna montagne, circostanze, aria buona, natura, mezz'ora di macchina da Salerno, venite qui. Si mangia magari anche con 20.000 lire, si torna la sera a casa felice e contente perché in un bicchiere di vino, dicevi, c'è l'uguaglianza di tutti i popoli. Ecco, c'è anche la pace, Giuseppina, sì, c'è la pace nel bicchiere di vino. Allora, tu chi sei? Maria Pina, Daniela, Laura, Marina, Nerina. Quanti anni hai, Nerina? 10. Maronna, quanto sei grossa, tu? Valerio, Gennaro, Giuseppe, Gregorio, Enrico. Bello. Perché non lo dici che l'organetto è lo strumento di San Gregorio Magno? Sì. 30 componenti, oggi hai portato un gruppo, diciamo, elevato, proprio in onore di questa rubrica, la provincia da gustare. Innanzitutto devo cogliere l'occasione per ringraziare la tua emittente e te in particolar modo, che sei sempre attento a queste cose. Sa perché? Aspiro alla cittadinanza onoraria di San Gregorio Magno. Sicuramente ti sarà concessa, sicuramente ti sarà concessa. E allora col gruppo, tieni in mano così. Eccoli qua.